la carità è paziente. E già nella puntata di ieri abbiamo visto che la pazienza non è insensibilità. Avere pazienza non vuol dire non reagire interiormente, non sentire indignazioni interiori. E questo va sia per le esperienze mondiali. Ieri, per esempio, ho citato l'esperienza sia di Padre Pio e da Pietrelcina, che si è indignato interiormente per i malati che ai suoi tempi c'erano a San Giovanni Rotondo e che morivano perché non avevano un ospedale degno in quella zona, e grazie a questo lui, appunto perché la carità è paziente, la carità sa vedere oltre, lui ha avuto questa intuizione della Casa Sollievo della Sofferenza. Così pure l'esperienza di Rolf Follerò, no, grazie al quale e grazie a una sua visita nei lebrosari africani, Rolf Follerò ha reagito e ha creato tutto quel movimento di attenzione, di aiuto e di assistenza ai lebbrosi nel mondo, e a far sì che nel mondo si istituisse la giornata internazionale dei lebbrosi. Questo per dire a me e a voi che le indignazioni interiori dinanzi al male e all'ingiustizia sono segni di carità. Le indignazioni dinanzi ai soprusi sono segni di carità. E la mia indignazione dinanzi alla sofferenza che mi procura un figlio, che mi procura anche un genitore, che mi procura un amico, è una indignazione umana. Ma bisogna saper reagire alle collere. Come reagire allora con pazienza verso chi mi dà fastidio? Pensate ai genitori. Tante volte i nostri genitori non parlano, non dicono nulla. Quando i figli si comportano male, quando i figli gli feriscono il cuore dei genitori. Ma mi viene anche da dire, ahimè, oggi è molto più diffuso, che anche i genitori molte volte feriscono i loro figli. Credo il più delle volte senza volerlo, senza rendersene conto. Bene, quando un genitore vede un figlio che sbaglia, quindi soffre, un figlio che manca di rispetto, e quindi soffrono per questo, sì, può capitare di reagire in maniera collerica, ma il più delle volte la pazienza che nasce dall'amore che io ho per i miei figli, che ho per l'amico, mi porta molte volte a fare silenzio, molte volte a fare una battuta, molte altre volte semplicemente a guardare quella persona e molte altre volte a parlare. Cioè, sono tutti, come dire, occasioni, opportunità, direi strumenti per aiutare l'altro a riflettere e per aiutare me stesso a saper accogliere la ferita dell'altro con amore, con carità e con maturità umana e pedagogica. Noi ci vediamo domani, sempre qui dalla parrocchia della Madonna Provvidenza, San Severo, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!